Ehi ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte di Xenoblade Chronicles. Scorsa parte ci eravamo lasciati alla fabbrica centrale, dove praticamente dovevamo costruire una bomba, una specie di bomba, raccogliendo vari pezzi dai Mei-chan che ci sono lì. Come ho detto nella parte precedente, ho raccolto i Mei-chan. No, non è vero, non ho raccolto i Mei-chan, ho raccolto i pezzi per fare la bomba. Quindi noi adesso dobbiamo solamente crearla, insomma. Ovviamente lo faccio con voi perché è un punto della storia, uno di questi qua col quadretto bianco. In ogni caso mi sono fatto un paio di queste e in più sono venuto qua alla colonia 6. Voglio solo farvi vedere che mi sono portato questi, i primi 3 al 4 e gli speciali al 2. Dovevo portarli ovviamente al 4 anche questi. Io so che c'è il livello 5 che è il massimo, no? Però so anche che praticamente quando te completi al 100% la colonia 6 non puoi più fare determinate cose. Ora, non vorrei sbagliarmi, mi pare di aver letto così, comunque. E no, come vedete comunque pian piano si sta ricostruendo tutta la colonia 6, quindi già è qualcosa meglio dell'inizio. Se non ricordo male era dove c'era Lancelot, quello lì. Oh, infatti. Però Lancelot il leale va scannato vivo. Allora sto usando Fiora e Riki perché, come il motivo dell'altra volta, praticamente devo farli salire di affinità tra di loro. Almeno tra i 7 personaggi che posso usare voglio avere l'affinità al massimo, ovvero quella col cuoricino. Ok, non è neanche più un problema. Come avete visto sono al 65. Ok, bomba. Esplosivo, ah, tutto qua, ok, bene. E ora teoricamente dobbiamo andare alla reazione. Ok, perfetto. È già al punto lì, giustamente. Ok, comunque loro sono fighissimi. Mi piace un bordello sta armatura. Ed è appunto la più forte che per adesso c'è in circolazione. Le gemme non le ho messe. Mi sa che sono ancora senza gemme. Comunque abbiamo aperto un varco. Noi ci dobbiamo infiltrare. Per arrivare dove? Io non mi ricordo più. La musica è qualcosa di spettacolare comunque. Ah, tra l'altro sì, Shulk ha imparato una nuova mossa con la monade, ovvero dovrebbe essere qualcosa più efficace dello scudo. Cioè si chiama armatura. Forse armatura è più qualcosa di generale e scudo è più qualcosa di, appunto, sulle tecniche che quando Shulk appunto prevede. Ok, ci sono, no, ci sono, tranquilli. Guarda i Mei-chan, oh mio Dio. Ok, qua c'è il bordello. Uno è morto. Quanti sono? Io non capisco contro chi sto lottando, contro il guardia? Non ho capito chi ce l'ha con Sharla, perché Sharla prende i danni e muori. Oh, porca vacca. Che cacchio. Cioè, mi sono un attimo messo davanti, mi ha attaccato il mondo. Le emergenze lì e le pronte risposta sono lì. Ci sono solo loro tre. Quindi adesso facciamo un assalto e li scanniamo. Questo alle spalle. No, sì. Quanta gente c'è? Quanta. No, quanti siamo? Io voglio capire il numero. 1, 2, 3, 4, 5. Quanti sono? Ma da dove arriva tutta sta gente? Guardate, guardate che l'ho stordito mentre andava giù. È caduto giù perché, cioè è morto perché è caduto giù non si sa dove. Va benissimo, zitti tutti. Questa è stata l'uccisione più bella che potessi fare. A parte quell'altra e buttare giù nell'etere gli altri tipi. Ma questo qua è stato fantastico. Tra l'altro volevo parlarvi di una cosa. Adesso probabilmente chi lo sa già, vabbè. Al momento io sto sopravvivendo contro i boss o contro i nemici comunque perché sono forte, sono alto di livello. Cioè io non so assolutamente giocare, davvero, non. Ci sono delle tecniche magari da usare con qualcuno, delle gemme da mettere. Insomma, ti controbilanci un po' il personaggio, no? Tetto, torre centrale, okay. Comunque io non so minimamente come fare, io sono sempre stato negato in queste cose, nei giochi. Io sono più quello, magari mi dai un percorso, io ti faccio quel percorso, punto. Con tutte le statistiche, tutte quelle cose lì, io non sono mai stato bravo. E però ho scoperto che praticamente il livello massimo è il 99 dei personaggi. Il livello massimo dei boss, io so che ci sono 5 super boss, si chiamano super boss, perché sti qua arrivano oltre il 100. Disattiva la barriera elettrica, addirittura il boss più forte dovrebbe arrivare al 120. E non. Io ragazzi non so come fare. Me ne sto andando altrove perché tanto so che devo passare. Manutenzione fake. Prima di questo qua è quello enorme, no? Mordred il maestoso al 70. Guarda, non ti disturbo. Vai tranquillo. Cacchio, già è faticoso battere quelli normali. Di quelli grossi, un boss. Ho trovato una carnopatata. Cacchio, è la morte dei vegetariani. Devo solo attivare questo, no? Ok. No, lì c'è un altro. Il prossimo che incontro sarà la mia vittima. Oddio, questo non è. Non è il coso dove c'era coso? Cosa che ho detto? Questo è dove c'era Egil, con il face verde lì. Ah, cosa è salita di livello anche? A caso. Ah, beh, perché ho scoperto il punto. Ok, giusto. Vabbè, morirai comunque. E qui c'è sto pezzo da disattivare, che è un qualcosa, quindi probabilmente ci torniamo dopo. Ciao. No, ma io volevo andare a prendere il pezzetto lì. Cioè,
C'è l'anima verde lì, l'anima blu. Voglio andare a prendere quella. Chi siete? M88 veloce? Oddio, no, aspettate, ho letto male. M88 è il nome, ma che livello sono? 64. Ma mi tocca tenere sotto controllo la Sharla, perché se muore è finita. Sì, ma devi tenere sotto controllo me, Sharla, perché sennò muoio io. Se vuoi puoi anche tenere sotto controllo Rain, perché sennò schioppa. Infatti sono morto io. Brava, Sharla, brava. C'era lui per terra e sono morto. Così. Io voglio vedere di qua. Ok, niente, no, forse torno indietro. Ciao. Portale Agnirata. Però siamo al livello 5, io devo arrivare al 6. C'è un 6, c'è un sesto livello. Chissà com'è questa capitale, voglio vederla. Ah, ok, qua c'è il battaglione. Grandissimo, 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 grandissimo. È ancora vivo. Ovvio. Anche se Shulk ha la monade, quindi se avessero tutti la monade sarebbe già qualcosa, però niente. Guarda che bordello! Grande Baffiavù. Via, via, bordello. Guarda il fortezza. Quelli sono tanti lì loro. Grandissimo. Oh, Luxord. Oh cacchio. Porca vacca l'angufata. Pusillanimi. Marmittone, che figo che è lui. Lui gioca, lui ci fa quei giochini in cui devi sparare, no? Per lui è così. Guarda che figo! Doppia! Oddio che figo che è! Grandissimo Dixon! Ho capito da chi ha preso Kallian a lui. Non scatenare tutto il loro potere, non pare combattano al massimo. Chi? Noi o loro? Vi smonto e vi rimonto al contrario. Oddio, è fantastico. Continua frasi epiche così. Eccoci qui. Portale fabbrica. Oh, sono arrivato a Agnirata. Però io volevo vedere. Oh, lì c'è un coso, intanto, ottimo. C'è un mercato. Io volevo vedere il punto. Il sesto livello della fabbrica. Probabilmente ci arrivo passando dall'altra parte dove avevo detto prima. Eccola, eccola. Oddio, cos'è? Che schifo è? Cos'è? Comunque sì, siamo sulla testa. E questa sembra essere una spada di Bionis, formato gigante, cosa? Ah, giustamente c'è anche da raccogliere tutta la roba adesso. Oh, bello, bello! Ma la capitale di Bionis qual è? Colonia 9? Forse non c'ha capitali?
Sa l'impressione che nessuno viva qui. この街全てをマシーナが作ったのか。すげえもんだな。でもどの建物も随分長い時間が経ってるみたいだ。 un po' arrugginiti. Oddio, Antelesia. Che schifo. Sembra uno schifo. Ed è uno schifo. Ah, no, a me sembrava senza pelle. Ma lì c'è un altro? Piano di Telesia. E sono ancora qui. Ma una polizia? Il centro dati. Forma di spada di Bionis. 巨神界と鬼神界の過去に何があったのか。È vero, noi siamo venuti qua per capire insomma cosa è successo. Ah, va benissimo, ma sto Telesia qua? Cosa si mangia? Boh, no? Meglio di no, eh? Di, pensavo meglio, cioè pensavo fosse meglio come città, è un po' spoglia. Devi raggiungere il centro dati. Ah, non mi fa andare avanti, bene. Ok, vado lì, tranquillo. Oh, tritatore macchina 2 per Rin, gli aumenta tutto. E qua vendono solo roba per, giustamente, per i Mechan. M57 rapida. Allora, io adesso me le prendo tutte. Poi, almeno in caso, le incontriamo per strada, cioè li uccidiamo, comunque. Cioè, ci sono 13 missioni, boh, vabbè. Ah, io devo salire, fammi vedere sopra. Anche perché per adesso non ho incontrato niente, tranne Telesia morti, cadaverizzati.